Ciao a tutti! In questo tutorial vi mostro come lavorare questo collo, diciamo, o sciarpa infinity, come volete chiamarla, realizzata con un filato molto bello che si chiama Acchiappas Ogni Color. È un filato del Mistrico Filati. È un filato che potete trovare nello shop di Lisa Davi, filatiromance.com, di cui trovate i link nella info box, come al solito, in questi tutorial dedicati ai suoi filati. Il collo che ho realizzato è stato lavorato con un uncinetto tunisino. Ho voluto farlo con questa tecnica dell'uncinetto tunisino per farvi conoscere, se non lo conosceste ancora, un nuovo modo di lavorare i nostri filati. È semplicissimo e poi vedrete, mi darete ragione. Questo che ho utilizzato io è un uncinetto da 6 mm e da un cavetto che solitamente viene utilizzato per quando si fanno lavori con tante maglie. Voi potete anche utilizzare un uncinetto tunisino normale, che all'incirca è leggermente più lungo di questa parte che vedete, ed ha un piccolo tappino per bloccare le maglie. Oltre l'uncinetto tunisino dovremo usare due ferri a doppia punta, sempre numero 6, per realizzare il cordoncino che vedete. È un lavoro veramente semplice. La lavorazione è traforata ed è facilissimo da fare. Questo collo può essere indossato o lasciato tutto lungo, oppure incrociandolo, e quindi sarà una sciarpona bellissima che riscalderà il collo durante le giornate fredde, oppure potete indossarla semplicemente tirando il nostro cordoncino e drappeggiandola intorno al collo e alle spalle. Nel video vi mostrerò anche come lavorare questo cordoncino con i ferri, e come potete vedere io ho decorato la parte finale del cordoncino con un piccolo pendente in plastica bianca. Poi, a seconda del colore che voi decidete di scegliere, potete mettere delle perline in vetro o dei pendenti in metallo, come volete, oppure una piccola nappina. Io non ho fatto nappine o cose del genere, perché ho consumato completamente il filo, utilizzando circa 90 di grammi per il collo e i restanti 8-10 grammi, mi sembra che erano rimasti, per fare il cordoncino. La lunghezza lineare del collo è di circa 112-113 centimetri. Bene, vi lascio alla presentazione del filato e al tutorial vero e proprio, e quindi non mi resta che augurarvi una buona visione. Ed ecco il filato protagonista di questo tutorial. È un bel gomitolo di Acchiappas Ogni Color di Mistrico Filati. È un gomitolone da 100 grammi, morbidissimo, la cui caratteristica è quella di avere, oltre alle sfumature, tantissimi piccoli fiocchetti di filato.
Questo che io utilizzo è il colore 03. I ferri e gli uncinetti sono consigliati nelle misure dal 5,5 al 6. La composizione del filato è 35% lana merinos, 35% acrilico e 30% poliestere. E come vi dicevo, è un gomitolo da 100 grammi che sviluppa all'incirca 280 metri di filato. Lo potete trovare sul sito di Lisa, quindi nello shop online filatiromance.com, in tantissimi altri colori, e come sempre trovate le indicazioni per raggiungere il sito nella info box con il link dedicato. Per realizzare il nostro modello utilizziamo un uncinetto tunisino numero 6. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di un uncinetto tunisino. Io sto utilizzando un 6 mm. Il mio uncinetto è con il cavo, ma potete utilizzare anche un uncinetto fisso normale, perché conterrà tranquillamente tutti i punti che andremo a montare. Iniziamo montando 40 catenelle, come se utilizzassimo un uncinetto normale. Non stringete le catenelle, lasciatele abbastanza morbide. Una volta montate le catenelle, andiamo a posizionare le maglie sull'uncinetto in questo modo. Andiamo nella seconda maglia dell'uncinetto, entriamo dentro la catenella, prendiamo il filo e lo estraiamo. E la nostra asola va ad aggiungersi a quella che già avevamo sull'uncinetto. Facciamo in questo modo per ogni catenella che abbiamo montato, quindi prendiamo il filo e lo tiriamo fuori facendolo rimanere sull'uncinetto tunisino. Inseriamo nella catenella successiva l'uncinetto, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Ecco, questo è il movimento che dobbiamo fare per avere i nostri 40 punti montati sull'uncinetto tunisino. Vedete che non è difficile, e questo può essere un lavoro realizzato anche per chi non ha mai lavorato all'uncinetto tunisino, perché è veramente semplice. Ecco qua, ogni catenella infiliamo l'uncinetto e tiriamo fuori la nostra maglia. Per chi non ha mai lavorato con l'uncinetto tunisino, c'è da dire che per avere un giro completo dobbiamo andare prima in avanti montando le maglie, poi tornare indietro lavorandole, chiudendole. Con questi due passaggi otteniamo un giro completo. Ecco, lavorato sempre morbidamente, perché questo il filo è molto pelosetto, e quindi non dobbiamo stringere, che è corposo di per sé. Ecco qua, abbiamo caricati tutti i punti. Ora facciamo il secondo passaggio per completare il primo giro del nostro lavoro. Abbiamo quindi 40 maglie montate sull'uncinetto. Ora dobbiamo tornare indietro chiudendole. Allora, ricordatevi, la prima cosa da fare quando si deve tornare indietro è lavorare una catenella dalla prima maglia. Questo va fatto sempre. Dopodiché
Si prende il filo e si passa attraverso due maglie. In questo modo. Di nuovo si prende il filo e si passa attraverso le due maglie seguenti. La prima maglia che abbiamo ottenuto dal passaggio delle prime due diventa la prima attraverso cui passare insieme alla seconda che è già sull'uncinetto. Quindi prendiamo il filo e lo passiamo attraverso due maglie. Di nuovo prendiamo il filo e lo passiamo attraverso due maglie. Prendiamo il filo e lo passiamo attraverso due maglie. Ecco, vedete come si forma il nostro giro completo. Continuiamo facendo questo tipo di movimento finché non rimane una sola maglia sul nostro uncinetto. Quindi passiamo attraverso due maglie per volta e arriviamo in questo modo ad ottenere che un'unica maglia rimanga sull'uncinetto. Ecco qua l'ultimo passaggio e abbiamo la nostra maglia fissa che rimane sull'uncinetto. Ora passiamo al secondo giro. Lavorando questo giro di andata, dove monteremo le maglie sull'uncinetto, in pratica andiamo a prepararci per la lavorazione del giro traforato. Quindi facciamo, vedete che qui abbiamo la prima barretta, il punto base dell'uncinetto tunisino, faccio un passo indietro, è quello di prendere, inserire l'uncinetto sotto la barretta, prendere il filo ed estrarlo. In questo modo si ha il punto base, un punto semplice. Siccome noi dobbiamo fare un punto traforato, la prima barrettina la saltiamo, al suo posto facciamo un gettato sull'uncinetto, saltiamo la barrettina che avremmo dovuto utilizzare per prendere il punto, andiamo in quella successiva e in questa facciamo il nostro punto semplice, inseriamo sotto la barretta l'uncinetto, prendiamo il filo e lo estraiamo lasciando il punto corrispondente sull'uncinetto tunisino. Questa è la barretta successiva che si dovrebbe lavorare, ma noi dobbiamo fare il punto traforato, quindi al suo posto facciamo un gettato. Andiamo nel punto successivo, vedete, saltiamo questa che abbiamo sostituito con un gettato, inseriamo l'uncinetto alla barretta sul davanti del lavoro, estraiamo il filo e facciamo la sua maglia corrispondente. Per questo giro dobbiamo fare sempre il gettato, saltiamo la maglia che avremmo dovuto lavorare, poi la successiva la lavoriamo prendendo il filo, estraendolo e facendo la maglietta. Continuiamo saltando la maglia, la travetta successiva, la barretta successiva, montiamo il gettato, inseriamo l'uncinetto nella maglia da lavorare e estraiamo il filo. Ecco, vedete, è semplicissimo, non vi potete sbagliare perché i punti da prendere saranno tutte queste barrettine che vedete sul davanti del lavoro. Noi saltiamo quella che sostituiamo con un gettato e la successiva la lavoriamo inserendo l'uncinetto, prendendo il filo e tirandolo fuori facendo la maglia che si andrà a posizionare sul nostro uncinetto tunisino. Quindi continuiamo, una maglia lavorata e una saltata sostituita da un gettato. Una maglia lavorata, un gettato, saltiamo la maglia successiva e lavoriamo l'altra subito dopo. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del nostro giro.
che è quello di andata. Lavorate sempre morbidamente, mi raccomando, non tirate il filo perché deve essere tutto molto morbido. Ecco, siamo arrivati quasi alla fine, facciamo un ultimo gettato e questa è l'ultima maglia utile che abbiamo per fare il nostro punto semplice e questa è la parte finale. Nella parte finale, vedete, sul lato abbiamo una V. Inseriamo l'uncinetto prendendo tutte e due le magliette che formano questa V e estraiamo il filo. Questo è l'ultimo punto del giro di andata. Ecco qua, abbiamo i nostri punti semplici intercalati dai gettati. Ora completiamo il nostro giro traforato tornando indietro e lavorando tutte le maglie. Come prima cosa si riparte facendo una catenella qui nel primo punto, sempre, non dimenticatelo, altrimenti è come se facessimo una diminuzione. Ora che abbiamo anche la nostra catenella aggiunta, la nostra maglia aggiunta, torniamo indietro come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi prendiamo il filo e lo passiamo attraverso due maglie e lo estraiamo, vedete. Riprendiamo il filo e passiamo attraverso due maglie, in questo caso abbiamo anche preso il gettato sottostante. Prendiamo il filo, passiamo attraverso due maglie, di nuovo continuiamo fino a che non resta una sola maglia sull'uncinetto. Vedete come si chiudono le maglie e cominciamo ad avere il nostro traforo. Ecco, sempre due a due. Estraiamo il filo e passiamo attraverso due maglie. Non ci possiamo sbagliare. Ecco, siamo quasi arrivati a completare il nostro giro con il punto traforato. Ecco qua. Vedete dove abbiamo saltato la maglia con gettata, abbiamo il nostro traforo. È un punto semplicissimo. Ora non dobbiamo far altro che ripetere questi ultimi due giri. Ritorniamo a lavorare il nostro punto traforato in questa maniera. Allora, non resta che fare il gettato sopra al traforo e andiamo a prendere la maglia, questa barretta che è quella nel punto che abbiamo lavorato, estraendo il filo. Quindi non ci possiamo sbagliare, perché se questo è il punto che abbiamo chiuso, che abbiamo ottenuto chiudendo il gettato, noi non dobbiamo lavorarlo perché abbiamo un gettato sopra ogni traforo, un punto lavorato sopra ogni maglia lavorata sottostante.
Quindi facciamo il nostro gettato perché siamo all'altezza del traforo e andiamo a inserire l'uncinetto nella barretta che si è formata dove abbiamo lavorato la maglia normale. In questo modo. Di nuovo facciamo il gettato e andiamo a lavorare nella maglia che abbiamo lavorato anche negli altri giri. Un gettato e inseriamo l'uncinetto nella barretta dove andiamo a ottenere la nostra maglia semplice. Un gettato, saltiamo la maglia del traforo e facciamo la nostra maglia semplice. Gettato nella barretta successiva, questa, estraiamo il filo e facciamo la nostra maglia semplice. Gettato, maglia semplice, carichiamo le maglie fino ad arrivare in fondo. Ecco, facciamo l'ultimo gettato, inseriamo l'uncinetto nella travetta da lavorare, estraiamo la maglia ed abbiamo completato quasi il nostro giro di andata. Adesso l'ultima maglia, quella del bordo finale, inseriamo l'uncinetto prendendo tutte e due le magliette. Quindi passiamo attraverso tutte e due le maglie e estraiamo la maglia finale. Ecco qua. Per completare il giro, adesso avrete capito che non dobbiamo far altro che tornare indietro e chiudere tutte le maglie. Quindi, per prima cosa, ripetiamo insieme, questo è come un mantra, prendiamo il filo e estraiamo una soletta dalla prima maglia che abbiamo sull'uncinetto. Dopodiché possiamo partire con il passaggio del filo per ogni due maglie sull'uncinetto, in questo modo tornando indietro. In questo modo, passando due maglie su due maglie, completiamo il giro di ritorno del nostro punto traforato. Ed eccoci che stiamo per completare questo giro. Ecco qua. Avete visto che è molto semplice da lavorare. Ora non dobbiamo far altro che ripetere questi due passaggi di andata e ritorno per tutto il lavoro. Quindi ricapitoliamo: il giro di andata è quello in cui carichiamo le maglie e quindi un gettato è una maglia semplice. Al ritorno chiudiamo le maglie e si completa così il nostro giro traforato. Ecco, ripetete sempre questi due passaggi, poi ci vediamo alla fine del lavoro per farvi vedere come chiudere il tutto. Ho lavorato all'incirca 90 grammi di filato ed ho ottenuto più o meno 1,12 m, 1,13 m di lunghezza totale. Come vedete, la lavorazione è un po' difforme in quanto il filo ha delle parti più sottili e alcune un po' più grosse, però è proprio questa la bellezza del filato insieme alla sua sfumatura di colore. E il retro voglio farvi vedere,
che è molto carino lo stesso ed ha tutte queste righine a rilievo tipo maglia a rovescio di quella dei ferri, vedete? Quindi potete utilizzarlo da tutti e due i lati volendo. A questo punto non ci rimane che chiudere il nostro collo. Per chiudere in tondo il collo potete fermare il filo qui dove avete terminato l'ultimo giro con il traforo e con un ago praticamente cucire le due parti, oppure possiamo fare in questo modo senza usare l'ago, possiamo unire le due parti lavorando sempre con l'uncinetto e vi faccio vedere come. Allora, innanzitutto andiamo a prendere la prima maglia del lato corrispondente e la tiriamo fuori passando per quella che avevamo sull'uncinetto, e quindi questa è sempre la nostra prima maglia del lavoro. Adesso prendiamo una maglia qui sopra lo spazio del traforo, in questo modo, e la maglia corrispondente dalla parte iniziale. Certo, sicuramente non sarà una maglia precisissima, però quindi abbiamo la maglia iniziale che abbiamo fatto accavallando la maglia della parte finale e di quella iniziale del collo. Adesso abbiamo tutte e due le maglie prese su tutte e due le parti del bordo, passiamo l'uncinetto all'interno di esse e poi nuovamente all'interno della maglia che avevamo sull'uncinetto tunisino. In questo modo l'abbiamo chiusa. Ora prendiamo le due maglie successive, quindi una dalla parte finale e una dalla parte iniziale, ripassiamo il filo all'interno delle due e poi all'interno della maglia che è in attesa sull'uncinetto e continuiamo per tutto il bordo. Quindi prendiamo di nuovo una maglia, poi mettete sempre una sopra l'altra le due parti facendo combaciare i forellini, quindi non vi potete sbagliare. Ecco, prendete la maglia dall'altra parte, dall'altro lato del collo, fate passare prima tra le due, attraverso le due, poi nella terza. Adesso passiamo a prendere la maglia sopra i due spazi, i due forellini, quindi prendiamo una maglia da questo lato, una maglia dall'altro, passiamo l'uncinetto attraverso le due e poi attraverso la terza. Vedete che si chiude il lavoro. Questo lavoro di chiusura lo facciamo fino a quando non arriviamo alla fine del nostro bordo. Ecco qua, una volta chiuso il collo non resta che tagliare il filo e fermarlo per poi nascondere le codine. Con i 10 grammi di lana che sono avanzati facciamo adesso un cordoncino utilizzando due ferri numero 5 di quelli a doppia punta. Montiamo 3 punti e le lavoriamo a dritto. Iniziamo con le prime 3 maglie a diritto, lavoriamole in modo morbido perché ecco, vedete che tutti i pelucchetti magari vanno ad intrecciarsi, quindi lavoriamo senza tirare troppo. Allora, questo è il nostro primo giro. Ora, per fare il cordoncino non dobbiamo girare i ferri e lavorare il retro come facciamo normalmente, ma non dobbiamo fare altro che far scorrere le nostre 3 maglie
verso la punta opposta e lavoriamo prendendo il filo che rimane a sinistra. Quindi inseriamo il ferro nella prima maglia, prendiamo il filo, lo tiriamo leggermente e lavoriamo 3 diritti. Ora spostiamo di nuovo il nostro cordoncino in questo modo, prendiamo l'altro ferro e lavoriamo nuovamente utilizzando il filo che si trova tutto a sinistra. Quindi facciamo la nostra prima maglia al dritto, la seconda e la terza. Passiamo di nuovo il lavoro sull'estremità opposta e riprendiamo a lavorare. Ciò che accade, sicuramente molte di voi sapranno già come fare questo cordoncino, per chi non l'avesse mai lavorato, vi spiego che viene fuori il tubolare perché questo filo in pratica va ad unire l'ultima maglia con la prima. Quindi man mano che noi lavoriamo otterremo un cordoncino tubolare. Ecco qua. E dobbiamo continuare fin quando non abbiamo terminato tutto il filo. Facciamo un cordoncino abbastanza lungo che poi utilizzeremo per il nostro collo. Ora vi faccio vedere il cordoncino man mano che ho lavorato. Questa è la parte iniziale, vedete, è tutto tondo. E io ne ho fatto un bel pezzo, però ecco, continuerò fino a quando non terminerò tutto quanto il filo rimasto. Non dico che debba essere il doppio del nostro collo, ma dobbiamo poter passare il cordoncino tutto intorno al nostro collo così come sta, e deve anche avanzare un po' di cordoncino, quindi continuiamo a lavorare finché non l'abbiamo terminato. Ecco qua, ho terminato il cordoncino, questo è il filo che mi è rimasto. Ora, per chiudere queste tre maglie, o usate un ago, quindi prendete il filo, lo inserite nell'ago, dopodiché da destra verso sinistra infilate il filo e tirate, oppure possiamo fare con un uncinetto in questo modo. Prendiamo il filo, vedete, questa è la parte dietro del cordoncino, prendiamo il filo, lo passiamo attraverso le tre maglie e lo tiriamo fuori. Una volta stretto abbiamo chiuso il nostro cordoncino. Comunque l'ago servirà lo stesso perché dobbiamo nascondere la codina iniziale e la codina finale del cordoncino stesso. Ora posizioniamo la parte della giuntura al centro dietro del collo. Quindi questa è la metà davanti, prendiamo il nostro cordoncino e iniziamo ad infilarlo dentro i forellini, magari lasciando un pochettino di lavoro. Potete passare il cordoncino ogni tre barrette dentro e fuori, 1, 2, 3 nello spazio, infiliamo,
1, 2, 3, infiliamo e continuiamo fino ad arrivare allo spazio vicino a quello in cui abbiamo iniziato. Spero che abbiate trovato semplice la spiegazione di questo capo. Quello che posso dirvi è che se volete un capo più lungo, una sciarpa Infinity più lunga oppure più alta, montando più invece di 40 maglie, magari ne potete montare 50 o 60 come volete, per poter realizzare anche una mini mantellina, non dovete fare altro che acquistare dei gomitoli di filato in più e lavorare il capo nella misura che più vi piace. Io ringrazio nuovamente Lisa Davi, il suo shop online filatiromance.com. Vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi video.